Questo voto ha dimostrato che la nostra coalizione esce male da queste elezioni. È una coalizione che si dissolverà al primo incaglio, al primo problema. La Lega costituisce il pilastro che regge il governo. E io dico, come si può parlare di rinnovamento se il candidato è la Moratti, che rappresenta una semplice copertura chiamata a difendere il vecchio sistema di potere? Ha la sfrontatezza di presentarsi ancora a chiedere il voto, per di più sotto mentite spoglie. A sinistra invece hanno guadagnato voti e seggi, quindi il vero risultato politico è che ci sono alternative alla nostra maggioranza e al nostro governo. Io sono sempre in campo compatibilmente con gli impegni di governo e questa volta sono impegni abbastanza assorbenti, perché dovrò essere in Francia, a Deauville, per il diritto per gli zingari di farsi una baracca. Dobbiamo riconquistare il consenso e la fiducia dei moderati per non consegnare Milano alla sinistra. Io quindi penso che a Milano ci sia la possibilità di una vittoria, stiamo lavorando per la vittoria e dovunque disponiamo di argomenti più che validi per il successo finale. Spiegheremo a tutti, soprattutto ai moderati della nostra Milano, che alla vigilia dell'Expo non si può consegnare la città, che tra due anni sarà una vetrina mondiale, alle sinistre più radicali e più violente. Dai centri sociali al partito delle manette, dai radicali ai catocomunisti. Con Lettieri sindaco, ogni ragazza vorrà ad emigrare a Milano. Quindi il vero risultato politico è il raddoppio dell'assistenza a domicilio per gli anziani, non per un mese, ma per sempre. Durano 90 minuti, giocando l'introduzione di una tariffa minima di 5 euro per tutti gli automobilisti. Ma io sono in campo ogni giorno come cittadino di Milano e come leader del Popolo della Libertà. E da milanese dico che i miei concittadini, che sono appunto milanesi, persone concrete, gli immigrati, zingari, sapranno scegliere tra quello che ha fatto e che garantisce di fare la giunta Moratti, piangere, e il rischioso programma della sinistra, risultare.